la gara d'esordio per me, adesso c'è questa trasferta di nuovo. Innanzitutto, le sue sensazioni dopo questa settimana piena, finalmente di lavoro? Ma piena come era stata la prima? La prima è stata con molto entusiasmo, con molta concentrazione. E purtroppo questa settimana un po' preoccupati da un risultato che sul campo poteva essere un altro, e quindi di rianimare un po' una squadra che purtroppo i risultati non ci danno ragione, e quindi un po' una squadra un po' giù, ma siamo nati per lottare, per reagire. L'essere umano è fatto così, quindi ci siamo messi testa bassa a lavorare sodo. Purtroppo abbiamo avuto una settimana un po' particolare, che abbiamo avuto Vacca che da giovedì che non si allena, Floro che da giovedì che non si allena, e Romano non so se recupera, perché sono 2 giorni che sta fermo, e lo stesso Vacca da giovedì che ha l'influenza. Quindi non sappiamo, un po' siamo un po' incerottati, però sono convinto e sicuro che chi entrerà farà del suo. Ecco, mister, anche perché questa gara di Monopoli può risultare non decisiva, ma sicuramente indicativa di quello che sarà il futuro prossimo. Può essere decisiva per il sesto e quinto posto, perché è normale, se avremo una battuta d'arresto dobbiamo scordarci quel piazzamento che era nelle previsioni, secondo me, quando ho accettato, vedendo anche il calendario, perché io nelle 6 partite avevo calcolato 1 sconfitta, 4 vittorie e 1 pareggio dentro la mia testa. Però purtroppo siamo partiti malissimo sotto l'aspetto del risultato, ripeto, e quindi si sono un po' complicate per raggiungere questa posizione che ti poteva dare quei vantaggi nel momento del playoff, giocando la partita in casa. Però io ho sempre detto, noi dobbiamo recuperare tutti i nostri effettivi, perché noi se non recuperiamo il Zito, il Floro Flores, il Vacca, lo stesso D'Angelo che l'altra settimana ha giocato così, io sono arrivato, ho trovato un po' dei giocatori che purtroppo avevano dei problemi fisici, ma non dovuto a una preparazione, ma dovuto proprio a degli infortuni che non riuscivano a recuperare. E quindi questo è quello che riuscire ad allenare una squadra, e una squadra la allena. Io ai ragazzi ho chiesto anche la doppia, mi fanno anche la doppia il mercoledì, perché capiscono il momento che bisogna lavorare. Però se purtroppo già dal giovedì saltiamo 3 sedute, comincia ad essere un po' complicato, anche perché, vi ripeto, vengono tutti da partite che non giocavano, chi entrava, chi faceva degli spezzoni, chi veniva dalla squalifica. Quindi dobbiamo recuperare tutti gli effettivi, perché fare un playoff senza la qualità di questi giocatori, qui non stiamo a fondi che mi potevo accontentare del 10° o dell'11° posto, e fare il playoff in Lega Pro significava già una vittoria. Qui, se noi dobbiamo andare a fare il playoff, dobbiamo andarli per vincerli, e per vincerli ci vogliono questi giocatori al 100%, e li dobbiamo recuperare al 100%. Ma li dobbiamo recuperare come? Innanzitutto fisicamente, ma anche mentalmente, perché purtroppo quando si parte per avere un risultato e poi l'anno ti dice che il risultato non è quello, cambiare poi la testa di giocatori è la cosa più difficile per un allenatore, perché io posso allenare il fisico, ma la testa devo essere bravo, perché sto davanti a 7-8 giocatori di grande personalità e di grande passato, e bisogna fargli capire che ci sono delle partite che bisogna fare la battaglia. Se lei parlava di quinto o sesto posto nella gara di domani, però qua l'acquisizione del posto dei playoff è ancora tutta, insomma, la discussione. No, io tutti, io sto tutti incruppati, insomma, anche quello è segreto, secondo me. Io sto parlando, sì, di una situazione che noi si eravamo prefissati dal mio arrivo, ed erano queste 2 partite, cercare di fare i più punti possibili, già ne abbiamo persi 3, per andare a puntare a quel quinto e sesto posto. È normale che se domani vieni a mani vuote rischi anche di non fare il playoff. Però io ho detto ai miei giocatori, io il playoff lo voglio fare nelle condizioni che dobbiamo arrivare a maggio, a fine maggio, che stiamo a un 70-80%, perché è inutile andare a fare un playoff da 10º, 11º e mi mancano 5-6 giocatori, come mi potrebbero mancare domani, perché a me mi manca Padovan, che era un titolare,
Romano, ci dimentichiamo del ragazzino Santoro che è un altro infortunato, Zido non ce l'hai, Vacca non ce l'hai, Floro Flores non ce l'hai, dove andiamo? Dove andiamo? Noi dobbiamo fare, questa si chiama la Casertana mi sembra, e la Casertana non può partecipare ai playoff. Se io devo partecipare ai playoff per andare al primo turno, io Sandro Pochesci, e fare una squadra di giovani promesse come stiamo andando domani a giocare questa partita, io posso fare una partita, ma le altre quattro partite devo assolutamente lavorare sulla testa e le condizioni di questi giocatori che quando al mercato di luglio sono venuti a Caserta, tutti quanti insieme al Catania l'hanno dato come squadre favorite. Quindi tutti quei nomi che c'erano sono tutti indisponibili? Per il momento sì, per il momento due per squalifica. Domani ho chiesto in ginocchio a Mancino, vieni, almeno mi giro in panchina e non mi rigiro subito, magari ci sto con gli occhi 10, 15, 20 secondi per decidere qualche cosa, ma con tutto il rispetto dei ragazzi che sono eccellenti, ma non gli posso dare una responsabilità di una partita così delicata. Io le responsabilità le voglio dare ai giocatori importanti, ai giocatori grandi, però uno è infortunato, uno ha la febbre, uno è squalificato, uno sta recuperando, stiamo parlando di 6 undicesimi, per poi non parlare di Pinna, per poi non parlare di Russo. Stamattina non si è allenato neanche il ragazzino in porta, purtroppo. L'abbiamo dovuto tenere a riposo perché ha avuto un contrasto di gioco ieri con Pascali e oggi l'abbiamo tenuto perché stiamo anche con due portieri. Monopoli è una squadra solida, gioca un calcio come si gioca in Lega Pro, cioè è una squadra che è molto forte dietro con questa linea di 5, tre centrocampisti molto aggressivi, i due interni e il play basso che è un giocatore che dà geometria, e poi hanno quattro attaccanti che sono giocatori che attaccano la profondità e forti fisicamente, quindi dobbiamo stare attenti perché è una squadra costruita per quel tipo di gioco che in Lega Pro dà molti risultati, perché oggi in Lega Pro è importante non subire gol, perché tanto prima o poi un gol lo fai, una spizzata, un calcio. Io ho visto tante partite monotone di botte, di spizzate, però poi vai a vedere il gol come viene senza costruire un'azione, con un mischione, un calcio d'angolo, un calcio di rigore e un calcio di punizione. Purtroppo la Serie C è questa, ci dobbiamo adeguare a un campionato perché ogni categoria ha il proprio modo di giocare e anche ogni girone della stessa categoria ha un modo di giocare. A me mi viene da ridere quando dicono il girone C è il più difficile, non è vero, il girone B quest'anno ci sono, non è vero, tutti i gironi sono difficili e ogni girone ha le proprie difficoltà, perché io vi dico una cosa, nel girone A che si parla è un girone, non è vero, perché nel girone A ci sono tutti i giocatori di primavera importanti di Serie A, quindi a livello tecnico troviamo una squadra che sanno giocare a calcio, ma poi sono tutti riscontri che lasciano il tempo che trovano. Quando a me mi dicono è qualcuno che si vuole giustificare, io li ho fatti tutti e tre i gironi, li ho fatti con l'Olbia, con la Viterbese e con il Fondi e adesso con la Casertana. Io vi dico che per me il girone più difficile era il girone A, dove si giocava a calcio, dove trovavi i giovani, non capivi qual era l'under e l'over e ti mettevano in difficoltà. Al sud, perché tutti pensano ci sono 4.000-5.000 tifosi, ma non è che i tifosi giocano, perché se giocavano i tifosi la Casertana era seconda dietro al Catania per come era partita. Mister, mi sembra di cogliere forse dalle cose che ha detto prima circa le condizioni dei giocatori, la domanda è questa: in ottica playoff, se lei si dovesse trovare di fronte alla scelta di schierare o meno un giocatore che non è in buone condizioni, lo rischierebbe oppure lo terrebbe da parte per poi averlo ai playoff? No, io domenica ho fatto giocare due o tre giocatori che non erano in condizione di giocare e mi hanno dato delle grandi risposte di disponibilità, perché ti faccio anche i nomi: il Vacca, il Floro Floro e D'Angelo erano giocatori che non erano in condizione di giocare per come stavano fisicamente, e a me mi hanno soddisfatto tutti e tre mi hanno soddisfatto. Poi
È normale che purtroppo al mondo, in Italia, in tutti i campionati conta il risultato. Però io preferisco perdere una partita e far acquistare gambe, ritmo e tempo a giocatori importanti, perché poi nelle partite singole, non le vince più tante volte la squadra, vince a lungo, il singolo ti può vincere la partita secca. E quindi io ho bisogno di questi giocatori forti che hanno sempre fatto la differenza nei campionati passati e che purtroppo quest'anno, e lo sapete meglio di me perché io sono arrivato da poco, è inutile che stiamo ricordando gli infortuni, le squalifiche, è una stagione storta, ma io la devo recuperare assolutamente con questi giocatori. Perché io il giovane, magari domenica, se avessi messo tutti i giovani di corsa, magari avrei vinto con il rende, però magari poi non avrei recuperato. Io mi auguro che quei 90 minuti spesi e fatti fare a Floro Flores, fatti fare a D'Angelo, fatti fare a Bacca, mi possono portare tra un mese quei giocatori che quella partita lì gli abbia dato quella brillantezza che nel momento decisivo ci è servita. Ragazzi, noi dobbiamo fare i playoff per vincerli, e per vincerli ci vogliono i giocatori. Io vi posso dire una cosa, quello che ha ragionato Fontana era un ragionamento giusto, magari io avrei valutato una condizione diversa. Questi giocatori mi servono nell'immediato, allora preferisco perdere 5 partite subito all'inizio, ma io oggi non le posso fare questo ragionamento perché non ho il tempo che aveva lui. Quindi lui, il suo ragionamento era giusto, io li faccio giocare così li alleno. Sì, ma una base gliela devo dare, perché se poi non gli diamo una base, oggi se mi si rompe Floro Flores, pazienza, oh, io devo rischiare, lo devo far giocare, lo devo recuperare. Magari a luglio avrei ragionato con un'altra testa. Non è che è sbagliato quello che ha detto, quello che ha fatto Fontana, ha fatto bene, anch'io avrei detto, però fermo, se io vedo che viene un giocatore che non ha preparazione, che non si regge in piedi, non lo metto in campo a fargli, innanzitutto a fargli fare figuracce al giocatore. E poi non prendere mai la condizione, perché è vero che la condizione si prende giocando, ma un minimo di allenamento lo devi avere. Noi non possiamo mettere un giocatore perché si chiama Pinco Pallino. Oggi a me non me ne frega niente. Oh, non ho più tempo. Allenati, gioca, ti rompi, pazienza. Io ho parlato con i ragazzi, datemi tutto, perché io non posso gestirti. Io Floro domenica l'ho potuto far giocare 10 minuti alla fine, un quarto d'ora. Mettevo tutti i ragazzi a 200 all'ora. E poi tra 2 mesi mi devo andare a giocare una partita a Catania, mi devo andare a giocare una partita a Catanzaro, mi devo andare a giocare una partita a Trapani che vale il campionato, e poi lui ha sempre 10 minuti. 10 minuti vanno bene con Rende, vanno bene col Monopoli, ma io devo portare questi giocatori all'obiettivo. La società mi ha chiesto un obiettivo: dobbiamo entrare nei playoff e cercare di vincerli. E cercare certo, perché io no, ragazzi, io ho allenato sempre squadre con giocatori bravi. Oggi ho giocatori forti, è normale che io ho giocatori forti, so perché ci ho giocato contro e ho dominato per 80 minuti una loro giocata, ho perso la partita. Io oggi sto da quest'altra parte e devo obbligatoriamente ragionare in funzione del campione che la Casertana ha, perché la Casertana ha campioni. Parliamoci chiaro, nessuno, non è possiamo giudicare oggi un campionato di un giocatore come Castaldo, come Floro, come Vacca dopo il loro trascorso. È vero che nel calcio c'è un inizio e c'è una fine, però vediamo il perché questi ragazzi stanno così. Allora io, siccome li vedo allenarsi, poi è normale, se da giovedì Vacca non mi si allena, Floro non mi si allena, tutto quanto, oggi sono preoccupato per farli giocare, perché non voglio che magari non è allenato e mi si fa male. Però io, se a me il giocatore mi dice mister, io sto bene mentre gioca, 60, 70, Floro domenica ogni 20 minuti mi dice mister, voglio uscire, poi dai, fammi gli ultimi 10, l'ho portato al 90esimo. E anzi vi dico che più passava la partita, più è cresciuto. Quindi mi ha fatto ragionare, porca miseria, era stanco, 3 mesi che non giocava, non aveva fatto mai una settimana di allenamento. E lui mi dice, mister, io ho detto, chiamami il cambio quando vuoi, io ti cambio.
Lui mi diceva, io ho fatto, fammi gli ultimi 5, gli ultimi 10, cioè, mo ti cambio, ma l'ho portato. Oh, questa settimana mi ha dato fastidio. Anche dei risultati concreti, perché vuol dire l'azione di rigore è andata da un passaggio di Floro. Il gol di Castaldo è andato da un passaggio di Floro per Padovan, che poi era. Ma ragazzi, ma Floro ha la qualità, ragazzi, ha la qualità. È normale che però noi a questa qualità gli dobbiamo dare anche un po' di sostanza, perché non può giocare da fermo oggi. Soprattutto in Serie C, vedi Floro, se io l'altro anno l'avessi avuto in Serie B in queste condizioni era molto più facile, perché in Serie B non c'è questa battaglia, non c'è questa aggressività. In Serie B si gioca, ti si rispetta. In Serie C no, in Serie C trovi una banda di ragazzini e ti mette in mezzo, perché con questi campi poi che vai il 90% in Serie B c'è un premio a chi c'è il campo sportivo fatto bene, il manto erboso. In Serie C non lo prenderebbe nessuno, perché sono campi di patate. E allora un giocatore tecnico, e la nostra squadra è tecnica, soffre. Anzi, una squadra tecnica su un campo un po' disgraziato, anche se mi stanno dicendo che è migliorato, hanno fatto delle belle cose. Perché se noi andiamo a vedere la costruzione delle azioni, noi 2-3 costruzioni l'abbiamo fatto e 2-3 giocatori l'abbiamo messo in porta, e abbiamo subito una ripartenza su un calcio d'angolo, e abbiamo subito un calcio di rigore, lasciamo stare, e abbiamo subito un gol dove la palla l'abbiamo ribattuta noi due volte i nostri difensori, per poi fare e mettere una palla dove non doveva andare su un tiro. Noi abbiamo perso questa di partita. Monopoli, squadra brava di partita, abbiamo detto. L'atteggiamento della scorsa settimana forse prestava un po' il fianco alle ripartenze del Brenner. Lo cambierà questo atteggiamento? Certo che lo cambiamo. Lo cambiamo perché è un altro discorso. Innanzitutto avevo in campo tre giocatori, tre titolari, Vacca Floro e il ragazzo e Padovan, e anche Santoro mi manca, quindi sono quattro titolari, e già cambiare a una prima partita dove tu avevi trovato qualche certezza comincia a essere già complicato, perché per me la squadra la devi cambiare laddove l'avversario ti mette in difficoltà. Questa è una squadra fisica, è normale, e sappiamo che gli piace stare tutti dietro per palla lunga e poi far scappare i due attaccanti. È normale che abbiamo studiato delle contromosse e che ci abbiamo lavorato tutta la settimana, perché oggi nel calcio moderno dobbiamo assolutamente guardare anche l'avversario. Ultimo, per me in settimana c'è stata una schiarita sulle vicende societarie, come avete accolto questo? Abbiamo accolto che i ragazzi l'ho visti molto più sereni, molto. E come oggi tu stai lavorando in fabbrica, viene il proprietario e ti dice: guardate, domani io chiudo la fabbrica. Famiglie distrutte, devono trovarsi un lavoro. Nel nostro mondo a te cos'è che fa paura? È il cambiamento. Oggi tu fai questo ruolo, domani vengono, non fai più il giornalista. Cos'è? Da domani vai a fare il panettiere. Ma non è che te butti di fare il panettiere, ti dici: porca miseria, come sarà il panettiere? Mi cambia tutta la vita, oddio. Ti mette quest'ansia. I giocatori l'ho visti così, anche perché stare a Caserta è un onore per questi ragazzi. Ragazzi, non è che stiamo parlando di una squadra normale, stiamo parlando di una società che andava in difficoltà, perché non mi sembra che si erano fatti avanti in questi mesi imprenditori. Quindi bravo il sindaco che ha fatto questo, bravo il presidente che da persona intelligente si può anche ripensare a delle scelte magari fatte di pancia, magari fatte da un momento di delusione. Quindi io sono contento di quello che ha fatto il presidente, perché mi ha dato la serenità di questo gruppo di pensare: ragazzi, adesso sta a noi. Il presidente ci ha ridato di nuovo il lavoro, adesso però cerchiamo di ripagarlo. Io ho visto questo, molta più serenità in tutti quanti, ma gli stessi magazzinieri, gli stessi addetti ai lavori, anche noi, perché anche noi vorremmo rimanere a Caserta per il prossimo anno. Quindi, ma noi sappiamo che dipende da come ci poniamo in queste sei partite. E poi mi ha fatto piacere che anche il direttore è ritornato con noi dopo una piccola riflessione, 10 giorni, che ci aveva un po' anche lui un po' più per delusione, si è sentito un po' tradito dal gruppo, perché lui magari la squadra l'ha fatta lui, l'ha scelta lui. E mi è piaciuto il discorso che ha fatto ieri alla squadra, e mi è piaciuto dei passaggi che ha toccato, perché è stato prima uomo e poi direttore. Poi può essere contestato, perché è giusto che la gente, noi siamo persone che veniamo giudicate dal popolo. Io
del popolo, dei giornalisti, con tutto il rispetto, dei colleghi, non me ne frega niente. Io adoro il giudizio dei miei giocatori. Quando io mi accorgo che dentro una squadra c'è un giocatore che non condivide il mio operato, io per quel giocatore me ne andrei, ma non per altre critiche. Per altre critiche combatto fino alla morte, vado a lottare, vado a fargli vedere chi sono io, per dimostrargli a quei contestatori che nel lavoro si può raggiungere tutti i risultati. E voglio le critiche da parte di tutti voi, ma che siano costruttive, perché se vedo una persona che viene a Caserta per contestare senza senso, solamente per distruggere, e lì trovate il pane per i vostri denti. Ok? Grazie.